Per Liberi TV siamo con Andrea Barcelli, presentazione, la prima presentazione del tuo primo libro. Esatto. Siamo da Carla Campea, Arte in Regola, in Via dei Cappellari 92. Andrea, fra pochi minuti si comincia, come ti senti e raccontami il tuo libro. Sono abbastanza tranquillo, per fortuna, anche se ovviamente un po' emozionato perché è comunque una prima volta in tutti i sensi. Il libro è un libro che diciamo ha una lunga genesi, nel senso che io la prima bozza di questo racconto nasce praticamente ai tempi del liceo, quindi 2007 se non 2006 addirittura. Parla degli anni del liceo come se fossero passati 20 anni dal liceo, ma l'altro ieri insomma. Vabbè, quest'anno è il decennale della maturità, quindi comunque è un anniversario importante che conta. E poi fra una cosa e l'altra l'ho revisionato parecchie volte nel corso degli anni, l'ultima volta un paio di anni fa, perché comunque essendo piuttosto perfezionista e esigente verso ciò che scrivo, trovavo che non fosse più insomma valido. Okay. Come lo trovavo 10 anni fa, e quindi l'ho un po' ributtato giù integralmente. Il risultato finale mi sembra buono, magari fra qualche altro anno dirò che penserò che non andava bene ugualmente, però per adesso va bene così. Per esperienza ti posso dire che fra qualche anno rileggerai questo libro, lo vorrei riscrivere. Il mio primo libro è uscito una decina d'anni fa e non voglio leggerlo perché mi vergogno tantissimo. Io ti posso garantire una cosa, ne ho letti tanti libri, il tuo è scritto veramente molto bene. Grazie, e forse anche solo per la gioia di leggere uno scritto bello, pulito e comprensibile, e soprattutto si vede la tua cultura a livello geografico, storico, linguistico. Hai fatto molta ricerca per questo libro? La cultura geografica diciamo che non è tutta farina del mio sacco, nel senso che ho scritto questo libro con accanto un atlante, quindi diciamo che era facile, a seconda misuravo col righello e a seconda di quello insomma che si rendeva necessario. La cultura classica per il resto un po' sicuramente ha aiutato, quindi da quel punto di vista magari è un po' più un pizzico, un po' più di farina nel mio sacco. Allora, non è così semplice, ci sono persone che con Google Maps, mappa mondo, non ce la fanno. Anche Google Earth effettivamente ora che ci penso. Non ce la... Io sono una di quelle che si perde da qua alla via a fianco, quindi mi puoi dare un Google Maps quanto ti pare, ma mi perderò. Allora, tra pochissimo cominciamo. Rassegna letteraria 6 senza barcode, ora tu sei un senza barcode. Eccomi. E che ti posso chiedere d'altro? Ah, ecco, classica domanda fra una giornalista importante. Sogni nel cassetto, prossimi lavori? Prossimi lavori, beh, innanzitutto vediamo come va questo qua, e poi il sequel è già in cantiere, quindi tra l'altro nel finale c'è anche un piccolo cliffhanger, quindi insomma si spera che attiri sufficiente attenzione e quindi poi che si riesca a pubblicare anche il seguito. Vorrei anche poterne scrivere un terzo, ma intanto pensiamo al secondo, quindi andiamo diciamo... A passo. Esatto, esatto, esatto. Perfetto, allora dominio per il seme bianco, Andrea Barricelli, da oggi in edicola. Assolutamente sì, speriamo che piaccia.